Ci sono cose che colpiscono la nostra sensibilità perché belle, altre perché sublimi, ma il sublime ci colpisce più in profondità. È quello che sosteneva nel Settecento il filosofo inglese Edmund Burke nell'opera Un'indagine filosofica sull'origine della nostra idea di sublime e di bello. Secondo Burke, gli oggetti che tendiamo a considerare belli sono in genere piccoli, regolari, delicati e interessanti. Gli oggetti che invece consideriamo sublimi sono imponenti, tristi, oscuri e minacciosi. Un fiore, un levriero o una bambola si possono considerare belli, ma un dirupo, una montagna o una tempesta in mare sono sublimi. Gli oggetti che consideriamo belli generano piacere, quelli sublimi ci sovrastano, ci travolgono e incutono in noi terrore. Essi ci scuotono in profondità, eppure, in maniera un po' paradossale, sono fonte di piacere. Ci sporgiamo sull'orlo di un precipizio, siamo terrorizzati, ma riusciamo a sentire una forma di piacere in quello che sperimentiamo, nonostante il pericolo. Un'enorme cascata può sommergerci, ma in un certo senso questo fa parte del suo fascino. La potenza pura è di per sé affascinante. Burke riteneva che la ragione per cui il sublime ci colpisce così profondamente è il rapporto con la sfera del dolore, o meglio, di una potenziale esperienza dolorosa. In quanto tale, il sublime fa scattare in noi l'istinto primordiale di autoconservazione. Quando cioè sperimentiamo il sublime, mettiamo alla prova gli istinti nervosi che possono salvarci la vita in una situazione di autentico pericolo. Questa idea del sublime ha influenzato notevolmente il romanticismo, il movimento artistico-culturale che ha esaltato il potere indomito della natura.